Il nostro tema questo pomeriggio è il tema del figlio e in particolare il titolo che ho dato a questo incontro è La poesia del figlio. Allora possiamo partire da qui, in che senso un figlio è una poesia? Perché per chi ha dei figli non è immediatamente evidente che i figli siano delle poesie. Intanto cos'è una poesia? Quando abbiamo poesia? Quando abbiamo un certo rapporto tra il linguaggio e la parola. Non c'è poesia senza linguaggio. La condizione della poesia è l'esistenza del linguaggio. Potremmo allora dire che la condizione del figlio è l'esistenza dei genitori. Non c'è poesia senza linguaggio, così come non c'è figlio senza genitori. Ma la domanda allora è, la poesia è già tutta contenuta nel linguaggio? No, perché ci sia poesia c'è bisogno di un evento, c'è bisogno di un'invenzione, c'è bisogno di una creazione. Dunque il linguaggio offre lo strumento perché la poesia sovverta il linguaggio stesso e generi una creazione nuova. È esattamente il problema del figlio. Il figlio è una poesia perché origina dal linguaggio, cioè dai suoi genitori, dalla vita dell'altro, riceve la propria vita dalla vita dell'altro, ma il suo compito è diventare una poesia, cioè diventare qualcosa che non era previsto dall'altro, qualcosa di nuovo, una vita differente dalla vita dell'altro. In questo senso ogni figlio è uno sforzo di poesia. Dovremmo vedere la vita del figlio come uno sforzo di poesia. Ecco, se abbiamo preso la cosa dall'alto, rapporto linguaggio-parola, ogni figlio dunque ha la sua provenienza nell'altro, ogni figlio proviene dai suoi genitori, ma il compito di ogni figlio è farsi vita differente dalla vita dei suoi genitori. Se abbiamo preso le cose dall'alto, dall'alto del rapporto tra parola e linguaggio, potremmo fare un accenno più basso, se volete, ma altrettanto importante, secondo me, all'attualità, al nostro tempo, per vedere come il nostro tempo riduce a volte brutalmente questo rapporto tra linguaggio e parola, da cui scaturisce la poesia del figlio. Oggi sembra che esistano due grandi, secondo me, menzogne pedagogiche intorno al rapporto genitori-figli. Se volete, due menzogne o due retoriche pedagogiche nel rapporto genitori-figli. La prima menzogna è quella che per far nascere e crescere bene un figlio, cioè per favorire la poesia del figlio, per favorire l'invenzione poetica del figlio, bisogna regolarne la vita. La prima menzogna pedagogica, oggi molto diffusa, è quella delle regole. L'educazione è ridotta alla regolazione del comportamento dei figli. E i genitori sono le prime sentinelle, dopodiché verranno gli insegnanti e gli altri educatori, le prime sentinelle a verificare la giusta applicazione delle regole sulla vita del figlio. Come se l'educazione fosse un dressage, il figlio un cavallo un po' selvaggio a cui bisogna mettere una museruola e, come dire, fargli compiere il giusto percorso. La menzogna delle regole. La menzogna delle regole che per chi ha la mia generazione ha bene in mente, no? I marmi delle case degli anni 50, e l'impossibilità di non mettere le pattine. Mia madre era ossessionata, piccolo borghese, aveva questa mentalità.
Ecco, la menzogna delle regole mette le pattine alla vita dei figli, pensando che mettere le pattine alla vita dei figli significa rendere possibile la poesia del figlio. È un errore. Anche perché, se ci pensate, una regola ha un valore universale. La regola vale per tutti, ma i figli non sono uguali. Nessuna poesia è uguale all'altra. Ogni figlio è una vita differente, ogni figlio una vita unica, ogni figlio una vita insostituibile, è una vita irripetibile. Levinas lo dice molto bene, ogni figlio è figlio unico. Anche in una famiglia in cui i figli sono numerosi, ogni figlio è figlio unico. Significa che ogni figlio è storto, strambo, fatto alla sua maniera, si potrebbe dire più semplicemente, ha le sue inclinazioni, le sue attitudini, le sue bizzarrie, i suoi sintomi. Dunque non esistono regole universali che noi possiamo applicare alla vita del figlio. Piuttosto noi dovremmo tener conto ogni volta della singolarità, dell'attitudine anche anarchica per certi aspetti che caratterizza la vita del figlio. In questo senso dovremmo considerare sempre il figlio come figlio unico, sempre il figlio come figlio unico. Non è un caso che Lacan, quando definiva l'amore dei genitori, diceva che l'amore è sempre l'amore per il nome del figlio. Non è amore per la vita in generale, ma è amore del nome proprio del figlio. Quindi amore che si particolarizza rispetto al nome proprio del figlio. È amore non anonimo per la vita, ma amore particolare per la vita di quel figlio. Poi c'è la seconda grande menzogna, che è la menzogna più difficile da criticare, anche da mettere, quantomeno da far diventare un problema, no? Questa seconda grande menzogna che è ormai sposata anche dagli psicologi, dalla pedagogia, dalla televisione, dai media. E questa seconda menzogna, questa seconda retorica pedagogica ci dice che il figlio, col figlio bisogna dialogare. Sono tre parole chiave della nuova pedagogia, diciamo. Il dialogo, l'empatia, la comprensione. Adesso qui parlo, immagino, anche a molti genitori che hanno una certa idea di come di fatto si declinano queste tre parole, dialogo, empatia, comprensione. In realtà la mia impressione è che quando gli adulti dialogano con i figli non dialogano mai autenticamente, quasi mai autenticamente, perché vivono il dialogo come modo di convincimento del figlio. Il dialogo non è ascoltare davvero la parola del figlio, ma è in fondo imporre in modo maieutico la propria idea su quella del figlio. E poi l'empatia sarebbe capire il figlio. Chi capisce i figli? I figli per principio sono incomprensibili. I figli per principio resistono ad ogni sforzo empatico. Per questo io dico, il vero amore genitoriale non è amore che passa attraverso il dialogo, la comprensione, l'empatia, ma è amore del segreto del figlio. E quando dico che è amore del segreto del figlio, intendo dire che è amore per la differenza irriducibile del figlio. Soprattutto nei nostri tempi, no? Quando una volta i figli assomigliavano ai genitori. Oggi osserviamo i nostri figli sfilare lungo il corridoio per andare nella loro cameretta, nella loro atroce estraneità, con le mutande di fuori, jeans strappati, tutte le protesi tecnologiche che, come Michele Serra ha ben descritto in un suo formidabile libro, ricoprono il loro corpo, sono extraterrestri, sempre di più simili agli UFO. E questo è il punto. Allora, che cosa sarebbe l'amore? L'amore sarebbe amare
nel Figlio quello che noi avremmo voluto che il Figlio fosse. L'amore sarebbe l'amore verso il Figlio ideale, ma ogni figlio è un bidone. Ogni figlio è distante dall'ideale che noi immaginavamo fosse, potesse essere. Ma allora io lo amo non perché, non nonostante sia distante dall'ideale che avrei immaginato potesse essere, ma lo amo proprio perché è distante da questo ideale, se lo amo. Dunque lo amo laddove non corrisponde in nessuna maniera all'aspettativa che io avevo su di lui. Questo è il grande dono dell'amore genitoriale, no? Non ti amo perché il figlio si è assimilato all'ideale narcisistico che i genitori avevano di lui, ma lo amo nella sua scabrosa, atroce differenza. Lo amo nella sua poesia. Molto difficile questo. Abbastanza facile a dire, perché oggi appunto è difficile dire qualcosa che contrasti con la logica del dialogo, dell'empatia, dialogare coi figli, molto difficile. Ma dialogare con le persone che amiamo è molto difficile. Anzi, si potrebbe anche dire che i rapporti d'amore che durano nel tempo sono quelli che fanno a meno del dialogo. E che anzi, addirittura, una condizione perché l'amore dura è non dialogare mai. Osservare l'altro nel suo segreto incomprensibile. Ogni volta che la osservo penso, ma che cosa è? Cosa è? E finché c'è questa domanda e il desiderio si mantiene, diciamo, vivo. Si mantiene vivo. È il segreto, ovviamente scopriamo l'acqua calda, ma è il segreto che alimenta il desiderio. È la distanza che alimenta il segreto e dunque alimenta il desiderio. Ecco, se adesso però risaliamo, dopo questa discesa verso l'attualità del nostro tempo, ai piani più alti, a due grandi figure di figlio della nostra storia, delle nostre due principali matrici culturali, quella greca e quella cristiana, e convochiamo qui accanto a noi le sagome del figlio Edipo, matrice greca, tragica, l'Edipo re di Sofocle. Quindi convochiamo qua il figlio Edipo e qua il figlio il prodigo, di cui parla l'evangelista Luca. Che cosa vediamo in questi due figli? Perché questi due figli ci insegnano ancora oggi qualcosa di fondamentale sulla verità, appunto, del figlio? Allora, non abbiamo il tempo di entrare nel dettaglio, però voglio proprio fissare alcuni punti. Prendiamo Edipo. La storia di Edipo è molto conosciuta, ma la ripeto nelle sue linee più essenziali. Edipo è figlio di Laio e di Giocasta. Al momento in cui Edipo viene al mondo, l'oracolo fa una previsione che comunica a Laio, e la previsione è che questo figlio ucciderà il proprio padre, si impossesserà sessualmente della propria madre, Giocasta, diventerà erede del regno del padre e avrà da sua madre dei figli che saranno mostruosamente al tempo stesso figli e fratelli. Profezia terribile dell'oracolo. Di fronte a questa profezia dell'oracolo, Laio, il padre di Edipo, dà la morte a Edipo. Decide di uccidere il figlio. E dunque consegna il piccolo Edipo nelle mani di un pastore, affidandogli questa missione. Il pastore, mosso con pietà, mosso a compassione, affida il piccolo Edipo ad un altro suo collega, il quale a sua volta lo affiderà a una coppia di regali che non potevano avere figli e che dunque adottano Edipo. Nel corso del tempo Edipo cresce
e, come l'oracolo aveva previsto, incontra in un crocevia, senza riconoscerlo, il vecchio padre, re di Tebe. C'è un problema di precedenza, come sempre nel rapporto tra le generazioni, chi passa per primo, c'è uno scontro, e in questo scontro Edipo uccide tutta la scorta del vecchio padre e infine il padre. E dunque realizza la profezia dell'oracolo. A quel punto la città di Tebe verrà invasa da una epidemia terribile, perché il gesto di Edipo ha generato la collera degli dèi. Edipo, allora divenuto re, si chiede chi è il responsabile di tutto questo male, escludendo se stesso dalla ricerca del responsabile, e solo il vecchio Tiresia, l'indovino, rivelerà ad Edipo che la responsabilità di tutto questo male, di tutta questa morte, la responsabilità dell'epidemia è di Edipo stesso. E di fronte a questa verità irrappresentabile, Edipo si acceca. Questa è la vicenda di Edipo. Certo che ci colpiscono tante cose in questa vicenda, ma ne voglio mettere in luce solo due. La prima è che nel mondo, e questo è un tratto fondamentale del mondo della tragedia greca, è che in questa storia che vi ho descritto proprio nelle sue linee essenziali, tutto è scritto all'origine, tutto è già scritto all'inizio. Cioè l'oracolo in fondo dice tutto quello che poi inevitabilmente, fatalmente accadrà. Come dire che non c'è spazio per la libertà, per la deviazione dal destino. Tutto è già fatto all'inizio. E dunque la storia è solo la ripetizione di ciò che è già scritto. Molto importante. Non c'è movimento, non c'è trasformazione, non c'è libertà, non c'è liberazione dal destino. La vita del figlio è già tutta determinata. Questo è il primo punto molto importante. E il secondo, ancora più importante, è l'origine della tragedia. Che cosa è all'origine della tragedia? Se ci pensiamo bene, all'origine della tragedia è il gesto di Laio, del padre, che vuole uccidere il figlio. Il padre vuole uccidere il figlio. Perché vuole uccidere il figlio? Perché altrimenti sarebbe ucciso da suo figlio. Che cosa Laio, questa è la lettura psicanalitica che io vi propongo, che non è quella freudiana, è un altro tipo di lettura, che cosa Laio non vede nelle parole dell'oracolo? Che cosa Laio non capisce in quello che l'oracolo gli sta dicendo? E cioè, tuo figlio ti ucciderà. Perché Laio non sa leggere bene questa sentenza, tuo figlio ti ucciderà? Perché la sentenza dell'oracolo esprime una verità profonda, e cioè è sempre così. In fondo, se ci pensiamo, l'oracolo sta comunicando a Laio la verità del figlio, e cioè che il figlio, ogni figlio, è certamente una poesia, abbiamo detto, è certamente un miracolo, è certamente una manifestazione della vita che vive, della vita che ricomincia. Certamente ogni figlio è tutto questo, ma mentre io guardo il figlio che è tutto questo, vedo anche che ogni figlio è un presagio di morte dei suoi genitori. Perché il figlio mi segnala il fatto che il mio tempo va a scadere e che ci sarà dopo il mio tempo il tempo del figlio. Ogni figlio annuncia la morte dei suoi genitori. Quindi insieme, diciamo, alla bellezza, alla forza, al fulgore della vita, il figlio porta con sé anche una sentenza di morte. Questo è molto importante per capire il rapporto tra le generazioni. Le nuove generazioni sempre dicono alle vecchie generazioni che il loro tempo è scaduto.
E laddove il patto tra le generazioni funziona, non come nel nostro paese, le vecchie generazioni fanno un passo indietro e lasciano il posto. Lasciano il posto alla forza del figlio, alla bellezza, alla giovinezza del figlio. Sanno cioè offrire al figlio quello che secondo Nietzsche è il dono più alto e la saggezza più alta dell'umano, cioè del proprio tramonto. Donare al figlio il proprio tramonto. Questo dono Laio non lo sa fare. E dunque quando l'oracolo gli dice tuo figlio ti ucciderà, Laio dice ah sì, allora lo uccido prima io. Lascio a voi l'applicazione politica di questa scena nel nostro paese. Potrebbe essere oggetto di molte interpretazioni, quindi lascio che la facciate voi, però è un punto sensibile, cioè Laio resta angosciato della sentenza di morte che il figlio porta con sé. E ricordo per esempio un paio d'anni fa, quando mio figlio ormai stava entrando nella preadolescenza, era un nostro rituale al mare fare una sfida a nuoto dalla boa alla spiaggia, e regolarmente negli anni io lo stracciavo. Arrivavo prima, poi mi giravo e vedevo il figlio che arrivava diciamo un po' sconvolto dalla fatica. E recentemente, ormai 2 o 3 anni fa, non ricordo più, io faccio il mio tuffo dalla boa, arrivo alla spiaggia, mi giro per cercare mio figlio, e mio figlio era sulla spiaggia che mi aspettava. Qual sentimento ho provato? Laio, il padre orco, il padre che vuole la morte dei figli in culla, avrebbe provato un senso di disappunto, di aggressività. E invece un padre anti-Laio, come dovrebbe essere un padre o un genitore in generale, prova il sentimento struggente dell'essere superato dal proprio figlio. Riconosce la bellezza, la forza, la giovinezza nella vita del figlio. Non odia la giovinezza. Non odia la vita del figlio, non può far altro che apprezzarla. E dunque essere sconfitto dal proprio figlio non è mai per un genitore, diciamo, o essere oltrepassato dal proprio figlio, come non è mai per un maestro nei confronti dell'allievo, non è mai il segno del fallimento, della caduta, ma della propria realizzazione nel tramonto che ci attende, nel tramonto che ci attende. Ecco, Laio quindi non è il padre giusto, non è il padre giusto. Ora, se lasciamo il mondo greco, la tragedia greca un po' alle spalle, e ci avviciniamo al mondo cristiano, e lì c'è il grande problema della libertà, profondamente, cioè è possibile trasformare il proprio destino? Il mondo greco in fondo a questa domanda dice no, possibile solo realizzare il proprio destino. Nel mondo cristiano noi abbiamo invece la possibilità di immaginare una vita che modifica il suo destino, che si converte, dove la conversione è l'esperienza di una libertà nuova, inimmaginabile. E abbiamo 2 figure, una sarò molto veloce a ricordarvela, di padri anti-Laio che il cristianesimo ha scolpito, no? Ha scolpito in 2 scene tra le più belle, le più toccanti, le più intense del testo biblico. La prima del Vecchio Testamento è la scena del sacrificio di Isacco. Ce l'abbiamo in mente tutti, ma voglio riprendere un punto di questa scena. La scena la ricordiamo, cioè Abramo e Sara generano un figlio,
Molto tardi, ormai genitori anziani, Sara, come le altre due matriarche, era sterile, molto importante questo nella Bibbia, lo ricordo in altri libri, cioè la maternità non è mai un fatto di natura. Sara è sterile, ma diventa madre grazie alla parola di Dio. È la parola che feconda, non è lo spermatozoo. Dunque, Sara ha in tarda età, con Abramo, anche lui un vecchio padre, un figlio, il loro primo e unico genito. Abramo aveva anche un figlio da una schiava, e lo chiamano Isacco, il figlio della promessa. E Isacco è il figlio, attenzione, questo è un punto importante, proprio perché è il figlio cioè atteso ma insperato, proprio perché è il figlio che rompe le leggi della biologia, proprio perché è il figlio la cui vita è miracolosa, cioè inattesa. È il figlio chiaramente, è proprio perché è l'unico figlio, il figlio più amato. È il destino di molti figli unici questo, attenzione. Figli unici sono, mi ricordo un mio professore Franco Fornari, quando in aula c'eravamo molta gente, molti allievi ad ascoltarlo, uno psicanalista, e quando qualche allievo chiedeva di parlare e invece di fare la domanda teneva dei sermoni, Fornari lo ascoltava pazientemente e quando aveva finito il suo sproloquio gli diceva: lei è figlio unico. Perché al figlio unico manca il senso del limite che è introdotto dal secondo genito, dal terzo genito. Il figlio unico non ha, come dire, non condivide con nessuno il legame con i propri genitori. E quindi Fornari immagina: stai parlando a me pensando che io sia solo tuo. C'erano centinaia di persone ad ascoltare la lezione. Dunque Isacco è il figlio unico, il figlio che è in un legame intensissimo con i propri genitori. Ed ecco, anche questa è una lettura psicanalitica, non teologica, che vi propongo di questa scena. Ecco la prova a cui è portato Abramo, quando Dio gli dice: sacrifica questo figlio alla mia potenza, leva la tua mano, il coltello, sul tuo figlio, sacrificalo sul monte alla mia gloria. Abramo risponde, lo sappiamo, eccomi, no? Non tentenna, non dubita. Ma quale sarebbe il significato di questo eccomi? Perché questo eccomi ci dice qualcosa di essenziale sulla paternità e sulla genitorialità, laicamente, non teologicamente? Perché in fondo Abramo è chiamato a rinunciare alla proprietà sul figlio più amato. Come se dovessimo tradurre la domanda è: sei disposto tu, Abramo, cioè ogni padre, sei disposto tu, Sara, cioè ogni madre, a rinunciare, cioè a sacrificare la proprietà di tuo figlio per lasciarlo andare libero nel deserto? Sei capace tu, sei disposto tu ad abbandonare tuo figlio al deserto? Questa è una domanda che ci riguarda, no? Come genitori. Perché, e questo è un altro dono essenziale della genitorialità, saper sacrificare la proprietà. La genitorialità è un rapporto di responsabilità illimitata senza diritto di proprietà. Di responsabilità illimitata senza diritto di proprietà. E dunque Dio chiede la prova. La prova è rinunciare, sacrificare il diritto di proprietà. E non è un caso che quando l'angelo ferma il coltello, la mano levata sul figlio di Abramo, Isacco si sleghi, si liberi, possa scendere dal monte, trovare una moglie, cioè passare dalla condizione del figlio alla condizione dell'uomo. E non è un caso che proprio mentre accade la sospensione del sacrificio, Sara muoia.
Ecco il tramonto, il passaggio da una generazione all'altra. Isacco diventa uomo, si slega e al tempo stesso i suoi genitori tramontano. Ma se dovessi dire qual è la figura più straordinariamente significativa ai miei occhi della poesia del figlio, della poesia come l'abbiamo intesa all'inizio, questa invenzione a partire dal linguaggio che ogni figlio è, direi che noi lo troviamo in Luca. Anche qui la parabola è molto conosciuta, la parabola del figlio il prodigo che Papa Bergoglio dice che andrebbe nominata parabola del figlio ritrovato, giustamente. Perché cosa ci interessa, anche qui come psicoanalista, non come teologo, in questa parabola? Innanzitutto, la parabola la conosciamo tutti, no? La riassumo in due parole. Un padre aveva due figli, uno dei due, il più giovane, chiede la parte di eredità, la sperpera, si trova a condividere le carrube coi porci, poi decide che è meglio tornare a casa, ritorna a casa, il padre fa festa e la festa del padre irrita il primogenito che invece gli era rimasto in tutto questo tempo fedele. Questa è la struttura elementare della parabola. Però vediamo due cose che non sono immediatamente percepibili nel testo, e sono invece due cose fondamentali. La prima, perché questo padre, il padre della parabola di Luca, è antilaio? È il vento e lo spirito. O è Laio, dipende da la maledizione di Laio. Beh, allora vediamo la prima. Ho detto ci sono due movimenti che dobbiamo mettere molto in risalto perché nel testo possono non essere così evidenti. Il primo movimento è l'inizio. Allora c'è il figlio, cito da Luca, il figlio rivolgendosi al padre dice, aperte virgolette, dammi la parte della tua eredità che mi spetta. La parte dell'eredità che mi spetta, ma la cosa importante è l'imperativo dammi. Dammi, modo strano del figlio di rivolgersi al padre. Potremmo dire che tutti i figli contemporanei assomigliano al figlio il prodigo. Che l'imperativo dammi è veramente una connotazione del figlio ipermoderno. Ora, a quei tempi esisteva nel canone ebraico del diritto una legge che se un figlio, primogenito, secondogenito, qualunque figlio, avesse chiesto la parte di eredità con il padre ancora in vita, per il diritto ebraico, avrebbe benissimo potuto essere sottoposto a lapidazione. La legge è molto severa. Quindi questo padre, di fronte alla richiesta del figlio, dammi la parte di eredità, avrebbe potuto dire, ah sì, aspetta un momento, ti lapido, no? Ti faccio lapidare significa rispondo al tuo gesto parricida, cioè al tuo gesto edipico parricida, appropriarsi delle risorse del padre, convocando la legge. E dunque la legge ti punisce in quanto trasgressore della legge, ti castiga in quanto trasgressore. Questo padre avrebbe potuto invocare la legge contro il figlio. Questo è un tema di grandissima attualità politica, non so se avete sentito, no? I genitori che si appellano alla legge per regolare la vita dei figli, o i figli che si appellano alla legge per ottenere i loro diritti, no? Nei confronti dei genitori, grande tema. In generale, come psicoanalista, apro e chiudo la parentesi, vi posso dire che quando nelle famiglie
si comincia a rivolgersi alla legge, è il caos, è il segnale di una grande, diciamo, di uno sbriciolamento del legame familiare. Quindi il primo gesto del padre, attenzione, che è veramente un gesto cristiano, nel senso profondo del termine, è non invocare la legge del diritto, rinunciare alla soddisfazione della legge. È enorme questo gesto. Nel testo non è giustamente enfatizzato. Questo padre rinuncia alla soddisfazione della legge. Quindi sospende l'applicazione della legge. Avrebbe potuto usare il bastone della legge, usare la legge come se fosse un bastone per raddrizzare la spina dorsale del figlio. E invece sospende la legge e dà al figlio la possibilità del viaggio, della libertà. Gli dice vai, gli dà la parte della sua eredità e gli dice vai. Questo è molto importante. Molto importante. Io dico sempre che se ci fossero due paroline per definire l'essenza della genitorialità, noi dovremmo veramente usare due parole bibliche, che sono quelle che abbiamo ricordato oggi. La prima, che caratterizza il rapporto genitori-figli nel tempo dell'infanzia, in cui il figlio è inerme. C'è un tempo in cui i nostri figli dipendono in tutto da noi, in cui il figlio dipende nella sua vita dai propri genitori. Ecco, in quella fase della vita la parola che dovrebbe definire la funzione genitoriale è eccomi. Non sei solo, non sei abbandonato, non sei trascurato, non sei lasciato cadere, non sprofondi nel nulla, ma ci sono io. È la sensazione di sollievo che i bambini hanno quando, per esempio, malati o angosciati, percepiscono la presenza del genitore. Il genitore è un balsamo, è un farmaco, solleva il figlio dall'angoscia. La seconda parola, che invece è fondamentale nel tempo della giovinezza, nel tempo dell'adolescenza, dove la vita del figlio diventa più irrequieta, più angosciante per i genitori, la seconda parola, difficilissima, tremenda, atroce, è quella che questo padre rivolge al figlio, vai. Molto difficile dire vai, perché questo padre ha idea del mondo e dunque sa che il mondo non è un posto dove, diciamo, non si possano fare cattivi incontri, eppure apre la porta, cioè rende possibile al figlio l'esperienza del viaggio. E quando dico esperienza del viaggio, dico che la vita del figlio necessita sempre di un ossigeno che non è presente in famiglia. Allora, non c'è vita del figlio senza l'ossigeno della famiglia, ma c'è un tempo in cui l'ossigeno della famiglia è insufficiente e il figlio ha bisogno di aria, ha bisogno di esperienze, ha bisogno di erranza, di fare errori, di cadere, di sbagliare, di perdere tempo, di perdersi. È qualcosa che per esempio i genitori contemporanei non rispettano più. Lasciare che il figlio cada, che si perda, che faccia esperienza dello smarrimento, perché si è intensificata la domanda performativa sui figli. Il figlio non deve perdere un anno a scuola, non deve fare cattive esperienze. La preoccupazione dei genitori vorrebbe trasformare la vita impossibile in un'autostrada dritta, dove è escluso il cattivo incontro, dove è escluso lo sbandamento, dove è esclusa la deviazione, dove è escluso, diciamo pure la parola, la sconfitta, il fallimento. È Pasolini che lo ricordava, non c'è niente più della sconfitta e del fallimento che rende possibile la formazione di una vita.
La forma di una vita passa molto spesso attraverso l'esperienza della sconfitta, del fallimento, della caduta. E questo, quando questo padre dice vai, beh, sa bene tutto questo. Sa tutto questo. E poi c'è il secondo gesto del padre, ancora più importante, secondo gesto straordinario del padre, ancora più importante, è quando il figlio che si trova, dicevo, in un tempo di carestia, no? a condividere le carrube con i porci. Porci nel mondo ebraico non sono animali qualunque, sono proprio gli animali che incarnano l'impurità, no? più radicalmente, dunque si trova nella bassura, nella droga, nella perdizione, nella dissipazione, no? Come molti figli oggi si trovano, contendere le carrube ai porci è una grande metafora della caduta, una grande metafora della caduta del figlio. Ecco, mentre è lì pensa, attenzione, perché questo è un punto per me molto importante, pensa, ma se torno a casa mi conviene, mio padre non mi tratterà certo meno bene di come tratta i suoi salariati, questo è il pensiero, c'è nessun pentimento, c'è un calcolo legittimo, se torno a casa starò certamente meglio di come sto adesso. Ma non c'è trasformazione, notate, no? Non c'è trasformazione, non c'è esperienza, non c'è riconoscimento, diciamo, dell'erranza e dell'errore, c'è un calcolo. E allora il figlio torna a casa, qui abbiamo la seconda scena che mi pare molto importante, e cioè che quando il padre, che era impegnato nel lavoro sui campi, vede la sagoma del figlio arrivare. Rembrandt ha dato una straordinaria descrizione plastica del figlio il prodigo che ritorna in ginocchio di fronte al padre, le cui mani che appunto avvolgono il figlio appaiono come la mano di un padre e la mano di una madre insieme. Non so se l'avete presente questa straordinaria raffigurazione del figlio il prodigo che trovate in Rembrandt. Ecco, quando il padre intravede la sagoma del figlio, che cosa fa? Beh, abbiamo uno dei versetti biblici più belli, no? Lascia cadere immediatamente gli attrezzi che lo occupavano, corre incontro al figlio, va verso il figlio. Ma va verso il figlio come? Perché il figlio potrebbe dire, adesso arriva con il bastone. Perché sarebbe la risposta più normale in termini di giustizia. La giustizia retributiva implicherebbe che il figlio che ha sperperato l'eredità venisse colpito dal padre, castigato dal padre. Dunque si aspetta la mano pesante del padre. E invece il padre gli corre incontro, lo abbraccia, lo bacia, lo riveste, ammazza il vitello più grasso, fa festa e dice all'altro figlio esterrefatto che si lamenta, per me nemmeno un capretto e invece per mangiare con i miei amici, io che ti ho servito fedelmente, poi torneremo su questa figura, e per lui invece il vitello più grasso. E beh, dice una frase molto importante, no? No, oggi è festa perché il figlio che io pensavo fosse morto è vivo, è tornato in vita. A questo punto fa un riferimento alla, diciamo, parlo sempre in termini laici, alla trasformazione come resurrezione, cioè la possibilità che, diversamente che nel mondo greco, nel mondo cristiano c'è sempre, che la vita possa ricominciare, possa ripartire, possa risorgere, possa essere morta e tornare in vita, essere morta e tornare in vita. Questo è formidabile. Ma che cosa rende possibile che la vita che prima era morta torni in vita? Che cosa rende possibile la resurrezione del figlio, diciamo pure?
E beh, il movimento del padre. Questo movimento non è il movimento del padre padrone, non è certo laio, ma non è nemmeno il padre morale, disciplinare, il padre che incarna la legge. Questo padre è un padre disarmato. Vorrei fare l'elogio dei padri disarmati, che tutti siamo in questo tempo. Cioè, io ho molto insistito sul fatto che il nostro tempo è il tempo dell'evaporazione del padre, in cui la legge ha perso consistenza, eccetera, eccetera. Ma noi non ne usciamo se abbiamo nostalgia del padre padrone. La soluzione all'evaporazione del padre non è ripristinare il padre disciplinare, il padre repressivo, il padre normativo, il padre col bastone, il padre padrone, il padre che ha l'ultima parola sul senso della vita, della morte, del bene, del male, del giusto, dell'ingiusto. Questa figura è finita, è morta. La cosa che questo padre in Luca ci insegna è la forza del disarmo. Ti aspettavi il castigo e invece arriva il perdono. Ma il perdono è la possibilità che la tua vita possa ricominciare. Guardate, adesso torniamo al basso. Torniamo verso il basso, lasciamo per un momento questo padre e il figlio nel loro incontro. I figli, tutti i figli hanno necessità della rivolta, cioè necessità di entrare in conflitto con i loro genitori, tutti i figli, primogeniti, secondogeniti in modi differenti, però diciamo il mestiere del figlio, se posso dire così, è entrare in conflitto con i propri genitori, che pure magari ama, ma il suo mestiere, perché il mestiere del figlio è entrare in conflitto con i propri genitori? Perché il conflitto è necessario al figlio per ricavare la sua differenza dalla vita dei genitori. Quindi ogni figlio entra prima o poi, soprattutto nell'adolescenza, le figlie con le madri, i figli con i padri, soprattutto, soprattutto le figlie con le madri, non vorrei che, niente è simile del rapporto figlia-madre, è una complessità unica, però le figlie con le madri, i figli coi padri, c'è necessità del conflitto perché il conflitto genera la differenziazione, ma non deve valere il reciproco. Questo è il punto chiave, è il grande insegnamento, se volete, pedagogico di questa parabola. Cioè, allora, il figlio ha diritto del conflitto, ha necessità e diritto del conflitto, ma un genitore non dovrebbe, molto difficile, non dovrebbe entrare in conflitto col figlio, ma dovrebbe sopportare il conflitto e smarcarsi dalla simmetria che il conflitto implica. Torniamo a Laio. Laio vuole uccidere il figlio uccide Laio. Se i due sono in un conflitto, uno dei due muore. Quando si incontrano sul crocevia, che cosa scatena la violenza di Edipo, che poi sarà la violenza parricida? Il colpo di frusta del padre, del vecchio padre, che vede Edipo sulla strada, dice fammi passare. Edipo non si sposta, tira fuori la sua frusta e lo colpisce umiliandolo. A quel punto Edipo sfodera la spada e uccide il padre. Allora abbiamo l'aggressività conflittuale che rimane imbottigliata nella simmetria. E invece la forza di questo padre è sovvertire la simmetria. Ti aspettavi la mano pesante? Ti aspettavi il colpo di frusta? Ti aspettavi il castigo? E invece c'è la festa. Allora, apro e chiudo una parentesi anche qui più bassa. Non è che bisogna sempre far festa, perché sennò diventa un problema. Come dire, la cosa, non è che bisogna abolire la legge, sostituendo alla legge, come fa questo padre poi in fondo, la legge dell'amore, no?
questo padre mostra che c'è una legge più potente della legge, c'è una legge al di là della legge, una legge che trauma, che buca la legge della legge dell'amore, e che è la sola legge che conta. Però perché esista la legge dell'amore deve esistere anche la legge. Se no, come può un figlio capire che la legge viene sospesa se non c'è legge? Non so se è chiaro. Come dire, deve esistere la legge perché un figlio colga l'importanza, attenzione, della sospensione della legge e del perdono e della festa. Perché se c'è la festa sempre è un casino, è un caos. C'è la legge e poi c'è la sospensione della legge, che mostra il figlio che esiste una legge più grande della legge del diritto, che appunto è la legge dell'amore, che dà al figlio la possibilità di essere fatto come è fatto, nella sua appunto atroce poesia. Un'ultima considerazione vorrei fare sull'altro figlio, perché io da bambino mi identificavo sempre nell'altro. Essendo primogeniti, tutti i primigeniti si identificavano nell'altro. Dice, ma come? Ti ho servito, sono stato fedele, non sono andato con le prostitute, non ho sperperato il tuo patrimonio, sono sempre stato qui al tuo fianco, abbiamo lavorato insieme, diviso la sofferenza. Non riuscivo a capacitarmi, come molte parabole, no? Sono paradossali. Uno non si riesce a capacitare perché è all'altro che dà il vestito più bello, l'anello, fa festa. Perché non ci riusciamo a raccapezzare? Come l'altra parabola che sempre da bambino mi risultava totalmente indigesta. Il padrone della vigna. Il padrone della vigna è un delirio dal punto di vista del diritto. Del diritto sindacale. È un delirio. Padrone della vigna, vi ricordate, il padrone che esce, chiama 4 operai all'inizio del giorno che cominciano a lavorare, poi a mezzogiorno esce, ne chiama altri 4, poi al pomeriggio altri 4, la sera, manca un'ora alla fine del lavoro, altri 4, momento della retribuzione, li paga tutti uguali. Una roba che mi faceva imbestialire. E allora qual è il senso di questi due gesti? Beh, ci fa imbestialire se noi rimaniamo dentro una logica retributiva, che è il modo in cui funziona la legge positiva. Cioè, è la vecchia legge, occhio per occhio, è la legge giusta. Chi più ha lavorato, più viene ripagato. Ma non è la legge che orienta il cristianesimo, orienta la parola di Gesù. Perché la legge che orienta la parola di Gesù sovverte completamente ogni forma retributiva. Questo è molto importante. Mia madre, che è una donna cattolica, aveva una certa idea molto rozza, ma abbastanza determinata di alcuni principi, traduceva tutto questo quando ero bambino e guardavo, venendo da una famiglia piuttosto umile, in quale piatto c'era più pietanza. Il mio, quello di mia sorella, mi diceva sempre: guarda nel tuo piatto, che è una buona indicazione, guarda nel tuo piatto, sei contento di quello che è nel tuo piatto? Che cosa accomuna tutti questi lavoratori? Quelle della prima ora e quelli dell'ultima ora, al punto che tutti devono essere pagati allo stesso modo. Questo è un pensiero che ho formulato a 57 anni, cioè ci ho messo un po', perché altrimenti è veramente incomprensibile, no? Ingiustificabile. Il fatto che tutti rispondono alla chiamata. Il padrone della vigna chiama, vale chi risponde. Non so se è chiaro. La chiamata, possiamo prenderla, io la prendo laicamente, è dai, cioè fammi vedere se hai del talento. E io dico sì, rispondo, non ho paura di rispondere. Qualunque ora del giorno uno risponda, ha diritto alla sua retribuzione totale. Ma, e veramente chiudo su questo, il figlio che non si è mosso,
che è rimasto fedele, è una cattiva interpretazione dell'eredità. Essere figli giusti significa essere eredi. Essere eredi significa non pensare che l'eredità sia qualcosa che si riceve. Questo è il punto. Noi non riceviamo l'eredità. L'eredità non è fare il bottino dei geni, dei beni, delle rendite dei propri genitori. L'eredità è un movimento di riconquista, dice Freud citando Goethe, di riconquista, fare nostro il rapporto col linguaggio, quindi diventare una poesia. È questo tempo che il primogenito fallisce, perché interpreta l'eredità solo come clonazione, come riproduzione del medesimo, quindi evita il rischio del viaggio, evita di perdersi, evita di smarrirsi. E in questo senso, diciamo così, ha, come direbbe Lacan, paura della vita. Grazie. Si può adesso? Io vorrei farle una domanda. Si può? Sono qua. Vorrei, allora, per noi genitori, l'eredità, allora cosa ereditiamo? I figli. Cioè, se noi abbiamo un occhio così lungimirante della libertà di ogni persona, dovremmo proprio che il figlio vada, perché è la nostra speranza. E attraverso la libertà che diamo al figlio, recuperiamo interiormente, anche sentimentalmente, forse la nostra libertà. Cioè, cosa eredito io dai miei figli? La forza che loro hanno di poter andare avanti, di riconquistare in me, quindi ricostruire in me, la mia libertà interiore. Cioè, o c'è qualche altra via affinché io possa sentirmi sempre libera, viva e pronta alla nuova creazione anche di me, perché io sono in continuo cammino verso me stessa e quindi devo continuamente cercare degli spunti per ricrearmi nella logica dell'apertura e della libertà. Chiedo a lei. Facciamo un'altra che... Il fallimento che vediamo nei nostri figli quando vanno è difficile perché vediamo il nostro fallimento. E poi l'altra domanda è: il figlio prodigo però va dal padre e chiede perdono. Come la prima. La terza.
Abbiamo una domanda di tipo professionale. Siamo tutti molto preoccupati di fronte al fatto che non abbiamo bambini, adolescenti resilienti. E ci viene detto che la resilienza nasce dal riuscire a subire piccole frustrazioni ed uscirne sufficientemente forti. La resilienza è un po', per chi non è del ramo, mi piego ma non mi spezzo, quindi riesco a far fronte allo stress della vita. Non essere resilienti significa correre il rischio di cadere nelle dipendenze, perché non sei sufficientemente forte per far fronte a quello che poi la vita ti propone. Allora, come faccio a gestire il triangolo regola, rispetto della regola, frustrazione nel momento in cui non rispetti la regola e la frustrazione che ti ho inflitto ti rende resiliente di fronte allo stress che comunque la vita ti farà pervenire? Troppo facile le prime due. Scherzo, ma so che siamo pressati col tempo, quindi do una risposta a questa ultima domanda. Io parto da un presupposto molto diverso dal suo. Esiste per me un vaccino che non è in commercio, non si acquista, e che pure è il vaccino che, se somministrato bene, dovrebbe salvare i nostri figli dai rischi che lei dice, di perdersi, di smarrirsi, di cadere nelle dipendenze, che sono nuove forme di schiavitù fondamentalmente. E io non chiamo questo vaccino resilienza, io chiamo questo vaccino il desiderio. E questo è il vero segreto del figlio. Se un figlio è animato da un desiderio, che significa interpretare per lui questo desiderio come un dovere, che significa liberare l'idea che il desiderio sia opposto al dovere, come a volte noi ragioniamo. Ma quando uno desidera, essere fedele al proprio desiderio significa avere il senso del dovere rispetto al desiderio. Se noi riusciamo cioè a inoculare in un figlio questo vaccino, cioè il vaccino che consiste nel fatto che lui ha un desiderio, una passione, una vocazione e che vive come un dovere questo desiderio, noi abbiamo fatto un grande lavoro. Il problema vero qual è? È che è un mistero, che detto così è semplice, ma uno potrebbe dire: ma che cosa rende possibile che per un figlio il desiderio assuma lo statuto del dovere? Molto difficile. Allora io dico, per un verso, il fatto che un figlio abbia incontrato in qualcuno una testimonianza che è possibile pensare il desiderio e il dovere non in opposizione, ma come una sola cosa. Sento di dover fare questo, dover scrivere, dover insegnare, dover psicanalizzare, perché lo desidero. Se uno riesce a fare ciò che desidera come un dovere, questo è il vero vaccino. Allora si trasmette questo vaccino nella testimonianza. Io dico che la scuola è il luogo fondamentale di distribuzione di questo vaccino. Dovrebbe esserlo quantomeno, che i nostri figli devono fare nella scuola almeno un incontro che possa veicolare che il desiderio e il dovere sono due facce di una stessa medaglia, non sono contrapposte l'uno all'altro. La famiglia è certamente uno di questi luoghi e l'incontro con appunto un testimone. È poco, ma è quello che